vieni a stare. Attenzione alla testa! No, no, facciamo una struttura perché quella che è andato... Questo facevo io prima, che i nobili devono recuperarsi il popolo, perché questo posto che è nato come confraternita di nobili in realtà poi è diventato del popolo e il popolo se ne è appropriato, perché questo spazio è uno spazio popolare, tanto che noi adesso che abbiamo restaurato, messo a posto l'ipogeo, cioè l'ipogeo stiamo cercando i soldi per restaurare l'ipogeo, ma adesso abbiamo messo a posto con questo progetto la Terra Santa, l'abbiamo fatto con un'accortezza enorme, perché questa area è un'area di tutti, l'aria ancora viva, la gente porta i vestiti da sposa, porta i fiori, porta i buchi, noi non ci possiamo andare a sovrapporre, quindi vedrete, ora diciamo vi farò vedere molto brevemente come sta. Chiaramente, perché dicevo questa diventa popolare? Perché quello che doveva essere, come dire, un modo per legare un ordine, la famiglia alla chiesa, che veniva qua che si lanciava
Pasquale, non ti... No. Comunque il carro è sempre più in italiano di speleologi, quindi se serve chiamate. Non ci vuole. Allora, ci troviamo all'interno della Terra Santa, così chiamata perché venivano in queste sepolture terranee di fatto seppelliti i fondatori dell'Opera Pia che fonda appunto il complesso agli inizi del Seicento e si assicurano in questo senso la sepoltura all'interno dell'ipogeo della Chiesa Inferiore. All'interno della Terra Santa viene però venerato il simbolo dell'ipogeo, cioè il teschio di Lucia, di cui ritroviamo la edicola nell'angolo appunto a destra dello spazio della Terra Santa, Lucia che è riconoscibile dal velo e dalla corona e che secondo la leggenda sarebbe stata affiancata negli ultimi momenti della sua vita da due fedeli servitori che sono al di sopra della sua nicchia, Pasquale e Teresa, che l'avrebbero seguita secondo una delle leggende durante l'ultima fase della sua vita, quando appena promessa in sposa ad un nobile più grande di lei, fugge praticamente con un giovane di cui era effettivamente innamorata e il padre le manda i sicari per ucciderla. Quindi il rapporto tra Lucia e tra i due servitori si mantiene e continua. Ed è a Lucia che è indirizzato la gran parte, degli ex voto che vengono portati dai fedeli che si rivolgono a lei, pregano per la sua anima e che da Lucia ottengono miracoli. In particolare per quanto riguarda le nascite, quindi vengono portate coccarde ancora oggi, o addirittura se si hanno problemi d'amore in particolare, nel senso che Lucia è diventata poi la protettrice delle giovani spose. È stato portato proprio di recente, qualche anno fa, anche questo abito da sposa che ricorda l'intercessione di Lucia per l'incontro con il proprio appunto sposo.
sopra della nicchia di Lucia erano probabilmente i servitori e secondo la leggenda la seguono perché lei praticamente fugge con questo uomo, no? E insieme a lei sono questi tre servitori, Pasquale e Teresa, che muoiono insieme a lei continuamente la sua vita. Quindi diciamo che appunto ancora mantiene la vicinanza di questa coppia di servitori fedelissimi a Lucia e in vita come si com'è in questo caso appunto in morte. Non l'abbiamo fatto. I miei figli dicono che sono di gomma.